consensi, partecipazione e concrete prospettive economiche per Orvieto e il territorio orvietano. Sono state queste le importanti indicazioni venute dall'attività di promozione che nel mese di febbraio ha visto protagonista il Comune di Orvieto a Praga grazie al contributo di Regione Umbria, Sviluppo Umbria e Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. 4 giorni di iniziative aperte con il workshop che si è tenuto presso la sede dell'Ambasciata d'Italia a Praga, al quale hanno partecipato oltre 50 tra i più importanti tour operators della Repubblica Ceca. È veramente una soddisfazione per la nostra città essere presenti qui all'Ambasciata Italiana a Praga. Dobbiamo un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza l'Ambasciatore Aldo Amati per averci ospitati qua e per aver concesso il patrocinio non solo all'iniziativa che si svolge oggi, ma all'iniziativa che Orvieto porta avanti a Praga per tutta questa settimana e che proseguirà nei prossimi giorni. Un motivo poi di soddisfazione particolare in più è dato dal fatto che Orvieto è la città che rappresenta oltre che se stessa anche l'Umbria. La regione è qui presente con una propria delegazione, la ringraziamo anche del supporto che ci ha dato, non solo come Regione Umbria ma anche tramite Sviluppo Umbria, ma noi siamo la città dell'Umbria che può mettere in mostra se stessa e con i propri operatori cercare di intercettare un turismo e un mercato in forte crescita. È un'iniziativa importante per la Regione Umbria, siamo presenti all'Ambasciata Italiana di Praga, è un momento di incontro tra gli operatori della domanda e dell'offerta a cui siamo lieti di partecipare insieme al Comune di Orvieto. Oggi presentiamo una proposta territoriale sicuramente accattivante e gli operatori della Repubblica Ceca stanno manifestando un buon interesse per il nostro prodotto. Cosa cercano i turisti cechi? Una regione tranquilla come la nostra, attività da fare ne abbiamo e qualcosa da vedere di architettonico e culturale, per cui l'offerta che noi proponiamo va sicuramente incontro alle loro esigenze. Abbiamo appena incontrato l'ambasciatore, ci ha confermato che il flusso di turisti dalla Repubblica Ceca verso l'Italia è in netto aumento e quindi vogliamo cogliere questa opportunità. Nella chiesa di San Simone Giuda è stata allestita una mostra dell'artigianato orvietano e dei simboli della città con gli elementi del corteo storico. L'ingresso e le particolari sale interne dell'Hotel Caruso hanno fatto da cornice alla mostra dei prodotti tipici dell'enogastronomia orvietana. Seguita e decisamente apprezzata la sfilata degli abiti di Ivana Ferretti per la regia di Natalia Parmisano. L'interesse per Orvieto e la storia orvietana è stato messo in evidenza nella conferenza sull'archeologia etrusca tenuta dal professor Paolo Binaco presso l'Istituto di Cultura Italiana a Praga. Una piacevole serata di gala, degna del lustro dell'Hotel Caruso e dell'accoglienza della signora Elisa Graziani, è stata la migliore conclusione dell'iniziativa. Siamo qui a Praga per sponsorizzare la città di Orvieto e tutti i suoi magnifici prodotti artigianali. Io come Lion sono qui soprattutto per sponsorizzare il merletto orvietano, al quale il Lion quest'anno ha offerto un supporto di salvaguardia e di catalogazione di tutto quello che è rimasto di più prezioso in città. Spero che quello che stiamo facendo rimarrà come una pietra miliare per la salvaguardia dei prodotti artigianali, in particolare in questo caso del merletto, che qui a Praga ho sentito da più parti è stato molto apprezzato. Non ho altro da aggiungere, la manifestazione è riuscita perfettamente, con grande soddisfazione di tutti quanti, e auguro a tutti i
migliori esiti per questa cosa. Grazie. Diciamo che con la nostra presenza abbiamo potuto riscontrare quello che già avevamo intuito, cioè che il mercato della Repubblica Ceca è un mercato in continuo movimento. Avevamo già dei dati positivi, in questo momento non sono tanti gli arrivi e tante le presenze, ma i dati statistici dicevano che abbiamo un buon flusso, nel senso che gli arrivi sono aumentati di circa il 34%. I contatti avuti in questi giorni sia all'ambasciata sia direttamente in fiera ci fanno sperare bene per iniziative future che possono permetterci di veicolare l'Umbria, Morvieto in particolare, in questo territorio e nei territori, diciamo, dei paesi dell'est. È stata un'esperienza importantissima perché con il contributo della Fondazione e della Regione si è gettata le basi per avere un inizio di relazioni con Praga, con la Repubblica Cecoslovacca, che porteranno sicuramente a degli sviluppi positivi del turismo e soprattutto per i nostri prodotti artigianali ed enogastronomici. Quindi oggi è stato, diciamo, iniziato un percorso che porterà sicuramente a degli aspetti soddisfacenti nel futuro. Já jsem byl nadšen, když jsme v loňském roce navštívili Orvieto a za účasti našich ambasád jsme uzavřeli partnerství mezi Praha 1 historickým matkou a otcem vlastně Prahy a Orvietem, protože jsou tady historické souvislosti a to, co jsem tam viděl, mě nadchlo a jsem moc rád, že jsem naše přátelé z Orvieta, pana starostu a celý tým podnikatelů a dalších představitelů města mohl uvítat tady v Praze. Jsem moc rád, že záštitu nad tím převzala paní Graciani, italská ambasáda, a já jsem přesvědčen, že jsme na úplném začátku, že to partnerství a já bych řekl i to přátelství mezi jednotlivými představiteli města, že bude pokračovat a to, co jsme tady viděli, určitě dává základ tomu, aby to pokračovalo nejenom na úrovni toho partnerství, ale i třeba v tom biznise. Allora, il sindaco comunque è molto molto felice dell'amicizia che è nata tra Praga 1 e Città di Orvieto. E ricordava la visita che hanno fatto l'anno scorso per siglare questa amicizia, sa bene e ricorda anche a tutti del legame storico che lega la città di Orvieto e Praga, diciamo, sappiamo tutti la storia del Duomo, del prete cieco eccetera, sicuramente vede un grande futuro per questo legame, questa amicizia, è molto felice che voi orvietani con le vostre bellissime cose e buonissime siete venuti qua, che avrete potuto presentare i vostri prodotti, vostra manifattura. È felice che ha avuto tutto il successo, sicuramente è solo la prima edizione, sicuramente non è l'ultima. No, prima di tutto voglio dire che il gemellaggio tra Orvieto e il sindaco di Praga è un gemellaggio esemplare e quindi penso che utilizzerò molto questo tipo di formula perché mi sembra che dà adito a iniziative concrete. Poi il fatto che Orvieto sia qui, sia venuto per il seminario turistico e sia rimasta qui in tutta la settimana avrà anche un eco sui media cechi e quindi darà una risonanza a Orvieto che forse prima non aveva. E quindi io sono assolutamente felice, anzi spero di ribadire, perché qui bisogna poi rifarsi vedere, battere il chiodo quando il ferro è caldo. Sì, è la prima volta e credo che sia stato un grande risultato. Abbiamo creato questo grosso feeling fra Orvieto e Praga, è solo l'inizio e come diceva anche il sindaco di Praga 1 sarà il punto iniziale di un grosso lavoro che dobbiamo fare su questa città, perché poi da questa città dipende anche tante altre nazioni che girano intorno a Praga. Quindi credo che dobbiamo andare avanti, sono stati 3 giorni molto intensi, i nostri operatori hanno potuto presentare le loro eccellenze
Chiaramente quando si fa la prima edizione alcuni problemi ci sono, però credo che ci ha dato anche l'esperienza per risolverli e per capire come dobbiamo proseguire nel nostro lavoro che dobbiamo fare di internazionalizzazione della nostra città. Non abbiamo scusanti, dobbiamo proseguire su questa strada e dobbiamo creare le condizioni perché Orvieto possa essere sempre più internazionale.